Stop. Ho deciso di mollare tutto e ricominciare da zero. Ok, vi dico, non è la prima volta che l'ho fatto. Ti potrebbe sembrare che io sto mollando tipo tutto quello che ho fatto finora e ricominciare da zero, ma non è così. Decido di ripartire da qui. Perché sì, tante volte uno fa tanti piani nella propria testa e poi vanno tutti in fumo perché magari cambiano le condizioni in cui si vive. C'è un concetto alla base che ho capito in questi ultimi 2 anni e per spiegarvelo bene devo raccontarvi per forza di cose la mia storia. A soli 19 anni, dopo aver compiuto la maturità, ho preso una scelta molto audace. Ovvero quella di dedicarmi completamente alla musica e alla formazione musicale e quindi anche poi successivamente a pianificare la realizzazione di un progetto discografico. Tuttavia il destino però ha deciso di giocare un brutto scherzo, tant'è che ci siamo tutti quanti ritrovati chiusi per il Covid, ma poi per non farci mancare niente, dopo pochi mesi ho iniziato ad avvertire dei dolori veramente lancinanti alla schiena, alle gambe, tanto da costringermi a camminare piegato e ingobbito. Mi diagnosticarono un'ernia discale bilaterale intraforaminale e giuro che non mi sto facendo una supercazzola, anche se mi sarebbe piaciuto. Infatti è stata una grossa sfida per me, non lavorerei veramente, ma veramente a nessuno, neanche al mio peggior nemico. O forse al mio peggior nemico. Immagina dolori costanti, la difficoltà nel dover camminare più di 3 minuti e la necessità di dover cambiare posizione ogni volta per alleviare il tormento. E quindi sì, anche il sonno era un lusso che purtroppo non potevo permettere. Il vero problema è che però nessun medico sembrava volersi prendere la responsabilità di affrontare un intervento a un ragazzo così giovane. E così ho trascorso 2 anni limitato in ogni aspetto della mia vita. Dicevano, vedrai con la fisioterapia prima o poi passerà. Nonostante tutto, ho continuato a frequentare scuole online, un'accademia di formazione artistica musicale dove ho avuto per 2 anni la possibilità ogni mese di potermi esibire davanti a una platea abbastanza grande, con persone abbastanza importanti. Ero comunque però molto avvilito, non riuscivo a scrivere canzoni e sono caduto spesso in depressione. Però poi ho avuto un momento di illuminazione. L'estate scorsa Mi sono un po' disintossicato dopo una vacanza a scacciapensieri e mi sono detto: Fabio, molte cose non dipendono da te, purtroppo. E di questo non puoi farti una colpa. Quindi l'unica cosa che puoi fare è cercare di progettare la tua vita in base alla realtà attuale delle cose. E lo so, può sembrare un concetto molto banale e semplice, ma vi assicuro che in balia degli eventi non sarà così facile mantenere la razionalità e riuscire ad essere consapevoli fino in fondo. Hai mai vissuto un momento in cui ti sembra tutto crollare addosso, gli imprevisti sono implacabili, ti senti intrappolato, i tuoi progetti si o anche sgretolano? più semplicemente senti che quello non sia il momento giusto. Sai che ti dico, butta giù tutti i piani che ti eri fatto e ricomincia da capo, secondo quella che è la tua attuale situazione. Sicuramente negli ultimi anni ho imparato più di quanto avrei potuto senza queste condizioni di vita. Quindi sì, nonostante le mie decisioni dell'ultimo anno, sono comunque caduto spesso in depressioni, ansie, attacchi di panico. Ma è proprio per questo che sto condividendo questa storia con voi, perché vorrei che questa possa aiutare qualcun altro che magari si è trovato in una situazione molto simile o anche più semplice o anche più complicata ad uscirne prima di me, prima ancora di risolvere tutti i problemi. Quindi se ti senti limitato da qualcosa o hai il sospetto che non sia il momento giusto, ascolta quei segnali e adatta il tuo percorso in base alla tua situazione attuale. Perché quella vocina che senti si chiama inconscio. E ti assicuro che l'inconscio può calcolare molte più variabili di quante tu possa calcolarne con la coscienza. E quindi ovviamente riesce a fare dei ragionamenti in modo molto più rapido e a volte soprattutto molto più corretti. Beh, per quanto riguarda la mia storia, oggi posso dire di stare bene. Ho comunque delle problematiche che purtroppo mi dovrò portare per tutta la vita. Ma ho superato gran parte dei problemi e sono felicissimo di poter vivere un po' come tutti. Quindi ad oggi mi ritrovo in una realtà ancora diversa dalle due precedenti narrate. E sapete cosa vi dico? Che ho preso un'altra volta la decisione dell'estate scorsa. Sì. O fa, molla tutto e ricomincia da zero.